Io sono andato 3 volte a Coverciano. Siccome ha aperto un argomento per me gravissimo, sono andato 3 volte. Io non è che ho giocato tanto al calcio, però da professionista mi sarò fatto quasi 400 partite. E quando sono andato io, non mi hanno mai preso, perché dovevano prendere qualcuno. Ha fatto bene che si è fatto raccomandare tutto. Hanno preso altre persone e a me non mi ha preso perché eravamo troppi a Teramo, Allora, Paolo senza J si niente. sbaglia quindi in questo caso, il tipo Paolo J si sbaglia, non avete fatto il corso No, Coverciano. no, 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 alla fine non ci sono andato più, ci sono andato 3 volte perché andavo lì, c'era gente che non aveva dato un calcio al pallone e gli davano i patentini, ma non scherziamo proprio. E allora, se no, non sarei restato qui. Un po' di conoscenze ce l'avevo anch'io fuori di qua, insomma, io ho giocato a squadre importanti, Spezia, Pisa, Alessandria, Turris, Reggina, Napoli, Tivoli, insomma, qualche squadra l'ho fatta anch'io, diciamo, amici ce l'ho, e invece non sono riuscito mai a prenderlo, capito? Giancarlo, rispetto a me, ha giocato più in categorie No, no, superiori. no, io non è, No, non è perché, Giancarlo, no, no, Francesco, io non ho io sai che giocato ho avuto il niente. vantaggio, Giancarlo. Ho avuto il vantaggio di allenare a Giulianova, ho avuto la fortuna di partire subito dalla Berretti, dopo ho fatto subito la C. Feci il corso di seconda. Quello di prima, io sono entrato per meriti sportivi, come punteggio, se no non Sì, potevo sì, fare sì, sì, sì. questo. Quindi quel periodo là, io Pillon col Treviso e Di Pucchio col Sora, se Cosa? no gli altri erano Pillon tutti allenatori italiani. giocava con me, non giocava Alessandria lui, Pillon, Di quando sono Bucchio? andato ad Alessandria. Bravo ragazzo, poi l'ho rincontrato a Pescara, per carità. Cioè, ritornando un po' indietro, prima una squadra di C, io la prima volta che sono andato alla Spezia mi vergognavo. Perché io avevo 20 anni, erano giocatori che avevano giocato già tutti in A e in B. Prima le squadre di C erano formate da giocatori di A e di B. Basta. Sì. Chi scendeva magari di categoria perché città importanti ti pagavano, in Bassa Italia tu andavi a giocare a Lecce, Avellino, a Brindisi, pagavano tanto, hai capito com'è? E i giocatori, oggi come oggi, giocano dei ragazzi che si devono ancora formare, hai capito? Questo che è cambiato il calcio per me. Giancarlo Puritelli, i tuoi rapporti con l'attuale società del Teramo. Forse io ho un nome troppo difficile. Io non è che ho avuto mai grande, grande, grande rapporto, grande, appena arrivato dirigenziale, o c'è stato sempre un qualcosa. Allenato, io sono stato col Teramo 5 anni da giocatore, 5-6 anni ho fatto il secondo, poi ho allenato dai giovanissimi allievi e altri ragazzi, tutto quanto, avrò fatto 14-15 anni, c'è stato sempre un qualcosa, però niente di che, perché giravano sempre i personaggi ambigui. Che non c'entravano mai nel calcio, io parlo chiaro, c'è gente che il calcio non c'entra niente, però magari invece da chiedere un lavoro vanno a chiedere ad allenare ai politici, no? E quello che dico attualmente, io non c'ho rapporto, saluto e basta. Io vado al campo, vago tranquillamente. Siccome ho pagato l'ultima volta, non voglio pagare più, ma non è perché non voglio pagare. Non voglio mai. Io penso che io non ho bisogno di niente, però tanta gente c'ha bisogno di qualcosa perché non tutti stanno bene la cosa. Sarebbe stato più corretto, magari, come hanno fatto i precedenti presidenti, un invito a qualcuno, no? Gli mandavano una tessera, poi ci vai, vai. Invece qua non si è verificato niente, insomma. E allora dico, io Insomma, ti me ne senti sto un a po' casa. Cioè, dimenticato dalla tua Teramo, a cui hai dato tanto, mi sembra di capire. non è dimenticato, a me mi viene da ridere che poi parlano certi personaggi, come ha detto bene, ha Benedetto Izzotti, dice tecnicamente ci penso io, voi giocate così, io la penso così, a me non mi ha mai chiamato nessuno, non mi chiama nessuno, non lo so il motivo qual è.
E io mi diverto uguale, anzi, mo te lo dirò che gioco a ping pong, no? Mi so buggio a ping pong, tu immagina te, mi diverto, vado là la sera, mi faccio una partita, un'oretta, la mattina vado a camminare, la sera cozzo, questo è divertito, ma ringrazio Dio però, però non mi parlassero del calcio, non mi parlassero proprio com'è, tanto è vero che se andiamo a vedere con tutto il rispetto, qualcosa non è andato col calcio, no? Quando c'era il sottoscritto, o si andava su o rimanevi là. Capisci com'era? Perché dai tanto, dai tanto, dai tanto, poi alla fine il riconoscimento, ma penso in tutti gli anni, non esiste e ci rimane male, perché io non mi vergogno di dirlo, io no, a terra non ho un amico, capisci? Prima erano tutti amici, no? Erano tutti quanti amici, ti chiamavano, che fai stasera, che non fai qua, di qua, di là, adesso un amico che ti dice, Gianca, che fine hai fatto? No. E allora, giustamente, ti chiedi te stesso, cerchi di coltivare quelle poche persone che ti sono vicino, no? Perché io penso che tutti abbiamo bisogno di rapportarci con altre persone. E qui non è così, mi sono accorto che, insomma, a Roma amici tanti, a Napoli tanti, tutte le parti. A Teramo bellissima gente, bellissima città tranquilla, però per quanto riguarda ci stanno parecchi furbi, Ho parecchi. capito, Io a Teramo sono innamorato di Teramo, altrimenti non avrei fatto la scelta di rimanere qua. A ok. Una scelta me di non mi hanno dato niente nessuno, eh. Mi è costato tanti, tanti, tanti soldi. Che mo faceva fare. Invece, ecco, non è che è uno sfogo, per carità, ma ci sono amici miei, ti faccio i nomi, ti faccio i nomi. Spina non l'hanno mai chiamato, Cicillo non l'ha mai chiamato, tanti altri mai chiamato e vanno a chiamare giocatori che hanno giocato, se no, se non posso fare il nome. Per quale motivo? Perché quelle che hanno giocato 400 partite non possono dare degli indirizzi come si faceva prima. Allora, questi che c'hanno le scuole calcio, io dico, Giorgini, cioè, quanti giocatori sociali? È vero che Giulianova ha tirato fuori tanti giocatori, ma guardiamo allo stesso tempo quanti giocatori sono usciti fuori da Teramo Calcio, quasi locali, i De Amicis, i Bizzarri, i Colle Vecchio, tutta sta gente. Tutta questa gente, adesso non mi ricordo tutti quanti, ma sono usciti tantissimi dal serbatoio di qua. Adesso quanti ne sono usciti fuori di giocatori? Ditemi i giocatori che hanno venduto. Ditemelo, quanti giocatori pensano che Speriamo possa? che si che Tu che rito dici, si Domenico, quanti ne rivigorisca, escono fuori diciamo. dei calciatori veri? No, io ti sto ascoltando, Gianca, perché poi è vero che ho qualche anno meno di voi, ma le cose non me le tengo per me. Per me è impensabile, anzi, lo dico pubblicamente, che un uomo come te, che ha dato tanto, così come Francesco per il Giulianova, io non ricordo se con la Fermana, credo con Battaglioni, lui all'inizio della stagione ogni anno non dimenticava le vecchie bandiere della Fermana e aveva sempre una tessera omaggio da dare immediatamente alle vecchie bandiere della Fermana che stavano lì, che abitavano nei paraggi. E credo che questo sia il gesto più umano, più normale che si debba fare. Ma Domè, non è che sto parlando per me, perché c'è qualcuno ci è No, no, io rimasto parlo di male. Francesco. Ascolta, io posso, se tu mi dici Esposito, ho giocato insieme, Spina, cioè, mi ha allenato, quindi voglio dire, io parlo delle persone che hanno dato tanto per una realtà. È giusto che le società, secondo, per come vedo io il calcio, non dimentichi gente come te, gente come Cicillo, No, gente ma come tutti, no, come a Francesco. me. Io penso che tutti, qualche persona che c'è, tanto non è che tutti stanno pure bene finanziariamente, quando va al campo si Ma porti non il si bambino, tratta, la aspetta, spesa. no, sì, ma non è un fatto economico, Gianca, è No, un no, fatto no, no, è un di gesto. è un gesto, è bravo, è un gesto, ripeto ancora una volta, perché comunque fa piacere, poi magari sei libero di andarci o non andarci. Allenare, magari posso capire che ognuno fa le proprie scelte, fa altre scelte, ma una tessera omaggio a quello che Giancarlo ha fatto, a quello che ha fatto No, ma Francesco o io altri, no, è il Giulianova minimo, non è ma quello che no, c'è stato fatto. No, non Giulianova è esiste. diverso.
No, Giulianova è diverso da me. Ok, mi fa piacere. Ma è giusto parlarne, però, Francesco. È giusto parlarne perché ti Sì, spiego, perché guarda. magari, ma sai perché parlando? Perché lo dico io, perché magari i dirigenti noi neanche sanno Sì, minimamente di questo qua, sì. perché lo dico io, perché sono sempre circondati da personaggi tutti Vabbè, particolari, Gianca, va. però ascolta, aspetta, tu allora, poco fa noi abbiamo parlato di un denominatore comune che è la passione. Ora, Poi quella non è nato passione che comune, c'ha, perché che se c'ha, l'ho sfruttata che c'ha. abbondantemente. Ho capito, ma qui il tema è carino, quindi è giusto anche parlarne, perché poi io devo Se devi cogliere politicamente stare l'occasione. ancora, sì, qualche problema. Ma sì, però Andrei, il problema sai qual è? Che a volte, lo dico anche a Giancarlo, io dico sempre. A volte quando parlo con i dirigenti e sono colleghi allenatori, dico, mister, ma perché fa così quello lì? Io dico, guarda, non ci arriva, non prendertela, non ci arrivano. C'è È una vero. sensibilità di gestione, non farne un Beh. problema, perché non hanno la sensibilità di capire come si sta in uno spogliatoio, come si tratta un ex giocatore, come si sta in un ambiente sportivo. Io non Sì. credo che ci sia stato il dolo nel fare questa cosa qui. Credo proprio che sia una dimenticanza di sensibilità. Ecco perché io lo voglio citare, perché sono certo, io tra virgolette, ho elogiato sempre questa società del Teramo Calcio, ma colgo invece l'occasione per fare una tiratina d'orecchie, perché non si gestisce così un rapporto col proprio entourage. Ma io infatti sono Hai d'accordo fatto col bene, tuo. Gianca, hai fatto bene, Gianca, però ascolta, se poi torno al discorso di prima, non ne parliamo, qui le cose restano sempre così, magari non cambieranno mai, per l'amor di Dio. Però ti ripeto ancora una volta, è giusto parlarne. Dimmi, Francesco, scusa, ho sentito la tua Giulianova, che No, succede? perché qua si parla No, di no, Teramanita Giulianova è sempre. Giulianova, Sentiamo certo, Francesco, fatto sentiamo Mister bene. Ciolcini. Dopo è una scelta, io per esempio, domenica vado a vedere le partite, il fatto dell'abbonamento, l'anno scorso sempre, per l'amore di Dio, sto fatto, ma dopo non voglio proprio io, capito? Non voglio. Ma è No, però diverso, però, Francesco. no, È diverso. Sì, aspetta. no. Non... Non ne facciamo, scusa Gianca, ho capito quello che vuoi dire tu. Non lo facciamo passare come un fatto economico. Non è il pensiero. No, no, È il ok. pensiero di non dimenticare Francesco Giorgini. Non dimentichiamo Giancarlo Pulitelli, non dimentichiamo Cicillo Esposito, non dimentichiamo Spina, non dimentichiamo quei Parlo giocatori del Teramo Calcio. in In generale. generale, io parlo in generale, cioè le persone che hanno dato al Giulianova. Non vanno mai dimenticate, tu non devi essere dimenticato. Giancarlo non va dimenticato, punto. Ma non Poi un conto è metterlo e dire alleni nel settore giovanile, quello è un altro discorso, è un aspetto tecnico, ma quell'aspetto, insomma, di dire ecco la poltroncina per Giancarlo Pulitelli, e cazzo, ci penso sì, scusa il termine, Andrea, ma mi è venuto, ma ci deve stare proprio, lo devo dire.